Siamo nell'intervallo di Follonica Gavorrano Grosseto, questo allenamento congiunto. Grosseto in vantaggio grazie al rigore di Pippo Moscati, ex di turno, ma più che altro siamo qua in compagnia di due dei nuovi arrivati in casa biancorossa. Si tratta di Simone Dell'Agnello, attaccante classe 92, e del portierone di stazza Mattia Fallani 2001. Io inizio dal più vecchio, che appunto è l'attaccante Dell'Agnello, livornese DOC. Allora, prime impressioni sul tuo arrivo qua a Grosseto? Allora, sono molto contento dell'accoglienza ricevuta e sto vedendo ora la squadra, tanti ragazzi, quasi tutti non li conoscevo. Vedo che squadra giovane, che ha tanta fame, tanta voglia, e oggi questo caldo non aiuta, però la squadra si sta comportando bene e non vedo l'ora di mettermi a disposizione, di conoscere la città e insomma i miei nuovi compagni anche in campo. Sei un giocatore di esperienza, inizio di carriera importante, poi qualche, diciamo, momento di difficoltà, vieni qua motivatissimo. Cosa ti ha convinto del progetto Grosseto? Ma le parole del mister e del direttore, ho visto che c'era tanta stima e io avevo bisogno di una piazza che mi volesse fortemente. Avevo altre occasioni, ma ho preferito scegliere Grosseto perché sento che è la scelta giusta. Poi non volevo fare, ora quasi 30 anni, non volevo spostarmi neanche troppo da casa e sono convinto che questo ambiente può darmi tanto, io posso dare tanto a questo ambiente. Invece Mattia, per quello che ti riguarda, avevi delle offerte, so anche la SPAL che ti offriva un triennale, poi è saltato tutto, ma insomma Grosseto non credo che sia un ripiego. Intanto buonasera a tutti, no, Grosseto come sappiamo tutti è una grande piazza e infatti non ho esitato un attimo ad arrivare qua. Sai che a Grosseto insomma troverai, oltre un ottimo portiere come Barossi, soprattutto l'allenatore dei portieri, che persona molto capace, ti farà lavorare tantissimo e credo che insomma vedremo presto un Mattia Fallani competitivo. Sì, certo, spero che l'occasione arrivi al prima possibile e io sono qua per lavorare, quindi non vedo l'ora di iniziare. Un'ultima battuta per tutti e due, i gironi ormai sono stati definiti, il calendario pure, come vi sembra il girone del Grosseto? Beh, il girone è difficile, ci sono ottime squadre, avremo un esordio complicato perché il Modena è costruito per vincere, però insomma cercheremo di raggiungere i nostri obiettivi il prima possibile, magari di ripetere quello che è stato fatto l'anno scorso da questa squadra, che è stato fatto campionato importante, se non riuscire a migliorare. Io credo che ogni partita sia a sé e noi sicuramente ce la metteremo tutta e vedremo poi dove arriveremo. Grazie ragazzi e in bocca al lupo.